Benvenuti a tutti, iniziamo questo bello e importante appuntamento. Siamo da poco entrati nella stagione della primavera e ci apprestiamo a vivere anche un momento particolarmente significativo, centrale, con la festa della Pasqua. E abbiamo il dono adesso nella nostra diocesi di questo bellissimo Festival dello Spirito, che ci sta arricchendo con iniziative di spessore culturale, artistico e spirituale. Allora possiamo dire quale momento migliore per parlare di pace. E lo facciamo con degli ospiti importanti. Vado subito a presentarveli. Qui accanto a me è diciamo il padrone di casa. Abbiamo l'onore di avere qui oggi il nostro vescovo, Monsignor Andrea Migliavacca, che è molto sensibile a queste tematiche e che di recente, proprio anche nell'estate del 2022, si è recato con il movimento Shalom in Ucraina per portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalla guerra e anche, collegandoci al nostro territorio, ha partecipato alla Marcia della Pace che è stata organizzata ad Arezzo il 27 gennaio di quest'anno dalla rete aretina Pace e Disarmo. Marcia per la pace che ha visto un'ampia adesione di oltre 20 organizzazioni della società civile aretina. E poi siamo davvero felici di avere con noi il dottor Piero Damosso, caporedattore e curatore della rubrica TG1 Dialogo, molto bella. Dottor Damosso, che tra l'altro ha insegnato per molti anni giornalismo in diverse università ed è autore di testi sul giornalismo, biografie e saggi sulla comunicazione, sulla storia del movimento cattolico e della Chiesa, e autore di questo bellissimo libro, che peraltro sarà disponibile poi per essere acquistato da chiunque vorrà, che andiamo a presentare oggi e di cui vi consiglio caldamente la lettura, perché è una guida completa per comprendere e capire bene l'attualità che stiamo vivendo. E poi Suor Francesca Pratillo, che fa parte della Congregazione delle Figlie di San Paolo, comunemente note a tutti come le Paoline, ed è la responsabile della comunità ad Arezzo, biblista e animatrice di esercizi spirituali e di altri momenti di animazione biblica inserita in diocesi per la vita consacrata e la pastorale vocazionale. Partirei allora proprio con il nostro vescovo. Eccellenza, il libro è un'inchiesta a 60 anni dalla Pacem in Terris, la seconda grande enciclica di Giovanni XXIII, e si pone appunto un importante interrogativo: può la Chiesa fermare la guerra? E allora comincerei proprio da qui il nostro incontro, rivolgendo la stessa domanda al nostro vescovo Andrea: può la Chiesa davvero fermare la guerra? La Chiesa credo che abbia un particolare e significativo peso e abbia una opportunità per fermare la guerra, anzitutto perché, partendo dal Concilio Vaticano II, poi la Pacem in Terris, è maturato all'interno della coscienza ecclesiale e della vita della Chiesa, sempre di più è maturata la concezione di che cosa sia la convivenza tra i popoli e di che cosa voglia dire tutelare e anche costruire la pace lì dove c'è bisogno. Potremmo dire che partiamo dalla Pacem in Terris e arriviamo alla Fratelli Tutti di Papa Francesco, dove in modo compiuto, attraverso un percorso lineare di sviluppo del pensiero della Chiesa, si arriva a parlare non solo di costruzione della pace, ma di riconoscere nella fraternità, nella esperienza della fraternità da accogliere e nella scoperta di una fraternità che non è e non risiede in un'appartenenza religiosa, ma sta nel fatto di appartenere all'umanità. Quindi è una fraternità radicale dell'essere parte della stessa umanità. Bene, in questo orizzonte matura e si rende possibile la concezione di una costruzione della pace, di un cammino che può portare alla pace. Dunque credo che la Chiesa abbia un contributo da dare, perché
a un pensiero che è maturato nel tempo, che si è approfondito, che si è perfezionato e che, mi pare di poter dire, gode di una attualità. Cioè c'è uno sguardo realistico della Chiesa sui percorsi che occorre intraprendere per la pace. Ed è uno sguardo realistico e fattivo, così come vediamo negli interventi del Papa, non solo nei suoi discorsi, ma nel mettere in campo una diplomazia della Santa Sede che concretamente cerca di aprire strade di dialogo, di negoziato e di pace. Cioè le parole del Papa, che anche ultimamente in modo forte ci richiama al negoziato e al fermare la guerra e le armi per parlare di pace, non ci consegna semplicemente una parola e un messaggio, ma sono parole che racchiudono una operosità anche della Chiesa che va in questa direzione. E quindi in questo senso credo che la Chiesa abbia una parola e una concretezza da dare per costruire la pace e per costruire anche nei tragici scenari che stiamo vedendo, soprattutto in Ucraina e in Terra Santa. E in secondo luogo io credo che la Chiesa abbia da dare un contributo per la pace, perché questo appartiene all'annuncio della Chiesa. Cioè quando la Chiesa parla di pace, chiede la pace, parla di fraternità e invita al dialogo e al negoziato, sta parlando di Vangelo. E sta parlando di quella concretezza e di quella parola che è realmente efficace e che è un annuncio sorprendente, è un annuncio nuovo. Cioè non deve sorprendere che le parole del Papa scandalizzino, perché è il Vangelo. E sta dicendo una parola di Vangelo, sta dicendo un annuncio, sta dicendo che l'esigenza della pace e del rispetto di ogni essere umano e di ogni vita precede qualsiasi interesse di carattere politico e strategico. Questa cosa che a fronte di argomenti e approfondimenti di carattere strategico, geopolitico e di sguardo alla situazione attuale dei vari potenti del mondo, bene, questa parola suscita scandalo e sorpresa perché è il Vangelo, ma la Chiesa ha da annunciare il Vangelo e ha da annunciare il Vangelo senza sconti e senza adattamenti. E io credo che il Vangelo, basterebbe citare la parola di Gesù nel discorso della montagna, che ci dice amate i vostri nemici. Ma se noi partiamo da questa concezione, che non è un'utopia, amate i vostri nemici, come faccio io a sparare al nemico? È insostenibile, non si può, non posso sparare al nemico, perché il Vangelo mi dice di amare i nemici. Allora quando il Papa parla di fermare le armi, di fermare la guerra, di sedersi per avviare un reale negoziato verso la pace, sta annunciando il Vangelo. E della parola e dell'annuncio del Vangelo ha bisogno profondamente il mondo di oggi, perché sta andando su altre strade ed è ancora una parola nuova. Ecco, io credo che la Chiesa ha da dire questa parola, che è una parola di Vangelo e che arriva addirittura a dire amate i vostri nemici. Pensate che forza ha questa parola se risuona nella terra ucraina, se risuona a Gaza. Amate i vostri nemici. Questa è la strada e questo è l'apporto che può dare la Chiesa. Grazie, grazie davvero Vescovo Andrea per queste bellissime parole, per quanto ci ha ricordato come il Papa veramente oggi ci parla di fermare le armi. Quando ci parla di questo sta veramente annunciando il Vangelo, e anche questa centralità del riconoscere come l'esperienza della fraternità ci fa maturare un cammino per arrivare veramente alla pace. E allora, dottor D'Amosso, ecco, lei nel secondo capitolo di questo meraviglioso libro, che poi potrete apprezzare sicuramente, lei affronta il tema dell'Europa e del nazionalismo aggressivo di Putin, citando proprio i tre punti che definiscono la sua dottrina, ovvero Putin ritiene che l'Ucraina non abbia un'identità, che l'Ucraina riceva tutto dalla Russia e che a governare l'Ucraina siano dei neonazisti.
Ecco, le chiedo, dottor Damoso, riuscirà Putin a rinunciare a questa visione distorta? E ancora, la Chiesa ortodossa russa, secondo lei, ha fatto dei passi per fermare la guerra, oppure l'alleanza tra trono e altare è così forte da bloccare ogni azione? La tua domanda è micidiale, perché ci abbiamo tempo? Cercherò di essere sintetico il più possibile, perché Monsignor Migliavacca ha posto la questione che interpella la mia coscienza e credo la coscienza di tantissimi cristiani da quando nel febbraio di 2 anni fa Putin ha invaso l'Ucraina. Nella mente degli europei sicuramente sono passati in quei giorni, in quelle settimane, tanti ricordi anche. Io appartengo a una generazione che ha conosciuto la Seconda Guerra Mondiale non direttamente, ma attraverso il racconto dei miei genitori, che quando ero bambino in una città come Torino, che per certi aspetti ancora alla fine degli anni 50 aveva nel suo centro storico diversi edifici ancora colpiti dai bombardamenti. E quello che mi raccontavano i miei genitori quindi era qualcosa che io potevo verificare direttamente, perché andavo tra l'altro a scuola nei pressi di quegli edifici. Ecco, la ragione del libro parte proprio da qui. Quando Don Simone Bruno della San Paolo ha avuto il coraggio di chiedermi un libro, partendo dalla mia esperienza di TG1 Dialogo con Padre Enzo Fortunato, in questi anni noi abbiamo cercato, dopo il TG1 delle 8, attraverso quei 10-14 minuti che ci sono stati concessi, di raccontare che esiste la possibilità del dialogo. La rubrica si chiama proprio così, TG1 Dialogo. Esiste la possibilità, nonostante tutto, anche quando sembra difficilissimo, il dialogo, se lo si vuole, se c'è questa volontà, si può realizzare. E abbiamo cercato di spiegare questo pontificato, la straordinarietà della testimonianza di Papa Francesco, alla luce, come ricordava il Vescovo molto efficacemente prima, alla luce della Fratelli Tutti, che dà veramente una grande prospettiva a tutta l'umanità e non soltanto ai cristiani, però impegni i cristiani in modo particolare, perché ci chiede una conversione forte, una riconversione. Sappiamo che la conversione è un cammino permanente, ecco, però chiede, io credo in particolare per i cristiani che in questo momento vivono in Europa, un atto di responsabilità e di coraggio e di fedeltà totale al Vangelo. Ecco, l'invito di Don Simone della San Paolo era questo: fai un libro sul dialogo partendo dal fatto che oggi è morto il dialogo, perché eravamo proprio ad un anno dalla guerra in Ucraina. E da lì sono partito, per cercare di far capire la drammaticità del ritorno della guerra in Europa, che poi si è allargata negli ultimi mesi, e come avete visto, come è stato ricordato, anche al Medio Oriente, per far capire quanto la posizione della Chiesa guidata da Papa Francesco oggi sia fondamentale nel mondo, perché è l'unica forza che è in grado oggi di mettere tutte le parti coinvolte in un conflitto attorno a un tavolo. Non ci riesce neanche l'ONU, sostanzialmente. Poi chiaramente il cammino della Chiesa, lo sappiamo, le difficoltà anche dell'inviato, Monsignor, il Cardinale Zuppi, no? Che ha svolto numerosi incontri, e sappiamo che ci vogliono del tempo per arrivare a dei risultati, no? Anche se l'urgenza di fermare le armi è fortissima e andrebbe accolta immediatamente. Ma, ecco, questo era il secondo motivo. Cioè, nel discorso pubblico
considerare con più forza questo ruolo della Chiesa, che non sempre riesce ad essere capito per quello che effettivamente è. E il terzo motivo che mi ha spinto, nel rispetto totale della solidarietà al popolo ucraino, pensiamo anche ai profughi che sono stati accolti in Italia, è la preoccupazione anche che in questo ostinato ragionamento sul dialogo non fosse completamente abbandonato il riferimento istituzionale. Che cosa intendo per riferimento istituzionale? La questione della democrazia e dell'ordinamento internazionale, che non può essere abbandonato. Non possiamo non considerare, sappiamo come giustamente denuncia Papa Francesco, che ci sono gli interessi imperialisti, ci sono i mercanti di armi, tutto questo va a incrociare una grande questione. Per molti paesi del mondo che sono fortissimi, pensiamo alla Cina, pensiamo alla Russia, pensiamo anche ad altre autocrazie, l'India per esempio, la democrazia oggi non è più la formula politica che può aiutare le persone a vivere insieme. Le autocrazie, dove, come avete visto, no, si vota nel modo che consideriamo, cioè in Russia gli avversari politici vengono eliminati, anche fisicamente. Non c'è nessun limite per la permanenza al potere di un leader, no? E nelle altre autocrazie, diciamo, funziona. Non che la democrazia non ci abbia i suoi limiti, ma la democrazia quantomeno consente, almeno per come l'abbiamo conosciuta noi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, consente periodicamente il rinnovo della classe dirigente. Ci sono delle costituzioni che si basano sulla divisione dei poteri. Ci sono dei diritti che vengono riconosciuti dalle carte costituzionali. Ecco, questo modello noi lo dobbiamo abbandonare secondo quello che per esempio suggeriscono Xi Jinping, Putin, altri leader nazionalisti delle autocrazie europee? Ecco, questa è un'altra grande questione che sta dietro alla guerra e che ho cercato di affrontare. Per esempio su questo ho trovato illuminante il cammino tracciato dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel perseguire una volontà assolutamente coerente nel cercare il dialogo, però ha sempre anche considerato questa questione della democrazia. Democrazia da rinnovare, democrazia da migliorare, ma io credo che una considerazione sulla democrazia da non abbandonare per scegliere dei modelli autoritari sia necessaria. Ed è l'altro grande motivo. E io credo che questa questione costituzionale, istituzionale, debba anche interessare il Movimento per la Pace, gli artigiani della pace. Cioè io credo che nel cercare assolutamente, come ho cercato di spiegare, perché anche questo è rimasto un po' in ombra, io credo che sia sacrosanto il diritto di un popolo a difendersi. Se viene invaso, come possiamo essere noi a decidere che questo popolo non si difende? E qui certo mi viene alla memoria tutta la storia del movimento partigiano, che io in Piemonte ho vissuto anche per cercare di ricostruire questa storia, no? Che spesso è anche attraversata da tanti ideologismi, mentre noi sappiamo che il movimento partigiano in Italia, pur diciamo anche tra i limiti che ci sono stati in quell'esperienza, però è nata per rispondere ad un'invasione. Ecco, la storia poi migliora, deve migliorare, no? Proprio questa
questo riferimento evangelico che noi abbiamo ci convince in questo, no? Quando l'angelo dice a Maria niente è impossibile a Dio, io credo che ciascun operatore della politica, della cultura, della professione, del giornalismo, che sia cristiano, ci debba credere in questo, perché è vero, perché può accadere. E questo può spingere le trasformazioni. Sta di fatto che subito dopo l'invasione della... Già sono state ricordate le ragioni e non mi soffermo. Subito dopo l'invasione di Putin, che è nata per una guerra lampo, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Putin in una settimana voleva raggiungere Kiev e nominare un governo fedele a Mosca al posto del governo Zelensky. Zelensky aveva già il suo corridoio per lasciare, un corridoio che gli avevano permesso i paesi occidentali, gli Stati Uniti in primo luogo. C'era già, diciamo, l'ospitalità di un paese europeo dove lui sarebbe arrivato per formare un governo in esilio. Zelensky ha preferito invece rimanere nella sua patria. E c'è stato il primo ribaltamento di questo conflitto, diciamo, perché un conflitto che doveva durare pochi giorni, tragicamente dura invece da 2 anni, addirittura adesso si parla di 3 anni, perché l'ipotesi di un negoziato, secondo molti osservatori, è postdatato rispetto alle elezioni americane. Putin starebbe aspettando di vedere il suo amico Trump rieletto alla presidenza degli Stati Uniti per avviare un percorso di dialogo e di negoziato. Quindi c'è chi considera ormai quasi inevitabile arrivare al terzo anno di guerra. Noi che crediamo nel Vangelo invece pensiamo e speriamo che si possa invece aprire il negoziato anche prima, però gli osservatori politici internazionali oggi dicono questo, perché Putin non ha rinunciato ad arrivare a Kiev. E infatti, nonostante la reazione occidentale, anche la compattezza dell'Unione Europea, che diciamo così si è schierata con l'Ucraina, paese che è stato invaso al di sopra di qualsiasi regola internazionale, ecco, che cosa poi è successo? È successo che c'è stata una controffensiva ucraina che è andata bene, la seconda è andata invece meno bene, e adesso Putin sta vincendo la guerra, perché ormai si sta direzionando di nuovo con le sue truppe verso Kiev. L'obiettivo di Putin è sempre, secondo me, l'obiettivo iniziale, arrivare nella capitale dell'Ucraina. È prevista intorno all'estate una forte controffensiva dell'esercito putiniano, dei soldati di Mosca, per cui questo obiettivo putiniano di Putin potrebbe essere raggiunto con l'Europa che si trova alle proprie frontiere, non un alleato, ecco, ma un interlocutore che minaccia proprio la stessa nostra configurazione istituzionale, perché ha ripetuto più volte che ormai le democrazie hanno fatto il loro tempo, non riescono a garantire l'efficacia del processo decisionale, perché ogni 3-4 anni devono tornare al voto, e quindi, come altri autocrati del mondo, ritiene che insomma invece altre forme di governo autoritario siano preferibili anche per l'Europa. Noi questo lo dobbiamo sapere, perché è sottile e pericoloso, secondo me, questo processo che mescola il livello istituzionale con una presunta salvaguardia dei valori tradizionali della famiglia, che stanno tanto a cuore anche alla Chiesa cattolica, anche a molti cristiani del mondo. Attenzione a non cadere in questa trappola, perché l'obiettivo di Putin è quello di sostanzialmente riuscire a risolvere il problema dell'Ucraina in modo imperialista, autoritario, mentre invece dall'altra parte noi abbiamo sempre comunque assistito a
paesi occidentali che hanno ribadito nel corso dei mesi che l'obiettivo non era quello di fare la guerra alla Russia. E subito dopo l'invasione, un mese dopo, c'è stato in Turchia un processo di negoziato che stava per produrre dei risultati. Anche il governo italiano si stava impegnando molto con le altre diplomazie europee, si era trovata una formula per il Donbass sul modello dell'Alto Adige, secondo appunto l'esperienza anche, come vi ripeto, italiana, per cercare di fermare la guerra. Perché per fermare la guerra dobbiamo ragionare sugli schemi di pace. Io credo che questo sia compito anche della responsabilità dei laici nella Chiesa, cioè i laici che sono impegnati a livello professionale, nelle ambasciate, nelle classi dirigenti, riuscire a costruire degli schemi di pace realistici che da un lato salvaguardino i diritti dello Stato ucraino che è stato ingiustamente invaso e dall'altro non portino allo smembramento della Russia e alla distruzione della Russia. Io credo che su questa strada ci sia la possibilità di costruire degli schemi di pace che non possono non passare anche attraverso il dialogo interreligioso. E qui il ruolo della Chiesa e della Chiesa Cattolica in particolare è fondamentale, perché noi abbiamo a Mosca in questo momento, io nel libro lo racconto, padre Anthony, che è diventato un importante dirigente del patriarcato ortodosso di Mosca, che fino all'anno scorso, 2 anni fa, era parroco di una chiesa ortodossa di Roma e partecipava a tutti gli incontri interreligiosi della comunità di Sant'Egidio, che è una delle comunità italiane che più ha dialogato con la comunità ortodossa in Italia e a livello internazionale. Io credo che un dialogo interreligioso oggi, un dialogo ecumenico forte che unisca, che avvicini cattolici e ortodossi, possa essere veramente il substrato che permette, ecco, un negoziato di pace che sia per una pace giusta. Perché credo che noi non abbiamo bisogno della pace di Versailles, che poi dopo la prima guerra mondiale portò alla seconda guerra mondiale, perché qui noi non, se, come dire, questo cammino della guerra che si è imboccato non viene interrotto, noi andiamo alla guerra atomica, dove non c'è più spazio per l'umanità. Quindi l'urgenza di una pace giusta che sia riconosciuta da tutti è fondamentale proprio per evitare quella pace di Versailles che molti ricorderanno, che poi ha portato, cioè i problemi, le contraddizioni di quella pace portarono alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io credo che questa memoria noi la dobbiamo considerare e il libro è stato scritto anche per questo. Grazie, grazie davvero dottor Damosso per questa spiegazione così chiara, completa e puntuale. E adesso chiedo proprio a Suor Francesca. Oggi viviamo appunto in un momento dove c'è una crisi antropologica che ci allontana dal rispetto per l'altro. Ecco, tu che ti occupi, Suor Francesca, appunto di animazione biblica, se ci potresti dare delle coordinate su guerra e pace nella Bibbia. Quindi cosa pensa la Bibbia della guerra e della pace? Una domandina da niente. No, sono domande da niente. Bene, pensavo, che cos'è la Bibbia? Se vogliamo leggerla alla luce di questo, di questa provocazione che Piero, mi permette di chiamarti Piero, ci ha dato nel libro, no? Se dovessimo leggerla sotto queste categorie, potremmo dire che la Bibbia è l'avventura del Dio della pace tra le guerre degli uomini. Ecco, possiamo definirla così. Ma questa sera, e io mi sono chiesta mentre leggevo il libro, ma che cos'è la guerra? Che cos'è la guerra? E allora ho attinto alla sapienza ebraica
così, una risposta che mi sono, ho provato a provocarmi e a cercare anche una risposta. Il termine biblico usato per parlare di guerra, il termine ebraico biblico, è interessante perché ci descrive una realtà e ci dà anche la soluzione. Il termine ebraico è milchama, milchama, è formato da 5 lettere, milchama. In realtà queste 5 lettere hanno una radice molto interessante. Milchama ha la radice del verbo ebraico laham, laham. Ora, è interessantissimo perché il verbo laham nella Bibbia ha due orientamenti. Il primo orientamento è quello della guerra, cioè combattere, fare una battaglia, minacciare qualcuno, avversare, essere nemico. Quindi il verbo laham ci dice questo. Ma se andiamo nel libro dei Proverbi, il verbo laham non è solo guerra, ma è il verbo mangiare. È interessante questa cosa qui. La lingua ebraica per il mangiare c'ha più di un verbo. Questo laham contenuta nella parola guerra, milchama, nel libro dei Proverbi descrive un mangiare metaforico. Un mangiare metaforico. Io posso mangiare questo libro, no? Perché lo leggo in fretta, lo mangio. Posso mangiare la confusione perché ho fatto un bagno nella folla, mangio la confusione. Ecco, nel verbo laham, dimmi cosa mangi e io ti dirò chi sei. Il verbo laham ci dice che la guerra può arrivare se io mangio un cibo che non mi fa bene. Un cibo che mi avvelena la vita. E guardiamo che è interessante le altre parole collegate a questa parola. Se la ham vuol dire guerreggiare e mangiare, però c'è anche la parola, nel verbo la ham, c'è anche la parola lechem, che vuol dire pane, Betlehem. Ma c'è anche la parola lahum, che vuol dire intestino, che ci riporta le guerre intestine nella famiglia e nella società. Perché ho voluto ricordare questo gioco, questo ambiente semantico? Perché come si può fermare la guerra? Ce lo dice diffondendo, mangiando cose buone. Se la società a tutti i livelli si nutre di cose cattive, di cibo cattivo, per via della comunicazione, e il dottor D'Amosso sa cosa vuol dire, se ci cibiamo di immagini negative, se lasciamo che il nostro cuore si inquini, mangi ansia, preoccupazioni, notizie di guerra, cioè questo continuo mangiare cibo velenoso ci porta automaticamente alla guerra. Alla guerra, che poi guerra, secondo la Bibbia, è un fatto anche antropologico, perché l'uomo di per sé
per arrivare alla pace fa un cammino di una vita. Noi in realtà il cammino spirituale dell'uomo va dalla guerra alla pace. Quindi è vero, noi guardiamo, come giustamente si è parlato, guardiamo Putin, guardiamo quello che sta succedendo in Palestina, ma perché no anche in Africa e in altre parti. Ma io sinceramente guardo quello che c'è dentro di me. Basta che io mi guardi nel cuore e nella mia mente e mi accorgo che sono sempre in guerra. Guerra tra la mente e il cuore, guerra tra una decisione e un'altra, guerra, cioè una lotta continua. Esiste, quindi antropologicamente noi siamo abitati dalla milchama, cioè dalla guerra. E allora la pace, per raggiungere la pace, tutto il cammino dello spirito e spirituale di una vita intera deve arrivare allo shalom, allo shalom. Ora, questa è la cultura ebraica. Se andiamo nel Nuovo Testamento, c'è un testo sulla quale poi ho fatto anche la tesi, neanche a farla apposta, che per mia meraviglia ho ritrovato in due testi del Magistero. E vi dico quali sono i testi che mi hanno così attirata. Uno è il primo documento che Paolo VI ha scritto per aprire quel grande percorso delle giornate della pace. Paolo VI, siamo nell'anno 68, anzi meglio, lui scrive nel dicembre del 67, quando io sono nata nell'anno 67, l'8 dicembre del 67 Paolo VI scrive il suo primo messaggio per dire: ci vuole una cultura della pace, che gli uomini possano mangiare la pace. E allora è importante che il primo giorno dell'anno sia la giornata della pace. E Paolo VI dice tutte le sue i suoi motivi e poi cita questo testo che neanche a farla apposta, adesso lo dico, sto creando un po' di suspense, che neanche a farla apposta usa Papa Francesco quando va, e tu l'hai citato nel libro, Piero, quando va in Sud Sudan, Repubblica del Congo, Sud Sudan, e fa quel meraviglioso intervento sulla preghiera ecumenica, su cosa vuol dire l'ecumenismo. Entrambi i papi, il primo per la Giornata Mondiale della Pace e Papa Francesco, in questa occasione parlano del testo della lettera agli Efesini, del capitolo 2, versetti 13-14 fino al 18. Di che cosa si parla in questi pochi versetti? Si parla di un certo Gesù che è diventato Eirenopoios, cioè facitore di pace, operatore di pace, Eirenopoios, sulla croce, e quindi la pace costa la croce a Gesù, sulla croce Gesù è la pace, identità, Gesù è la pace, è lo shalom di Dio. Sulla croce Gesù fa la pace, perciò è Irene Poios, fa la pace concretamente, abbatte un muro di divisione, ma sulla croce Gesù annuncia la pace ai vicini e ai lontani. Allora vediamo che Gesù è lo shalom di Dio, e Eirenopoios, colui che per contrapporsi alla guerra degli uomini non ha fatto altro che mangiare la pace. Tanto è vero che Gesù stesso, dice la lettera agli Efesini, è diventato la nostra pace. E allora è questa pace che
che è chiamata ad abitare dentro di noi, è dentro di noi. E allora ecco perché tante volte Papa Francesco ci chiama a guardare al discorso del monte, tante volte citato: siate figli di Dio, semplicemente, perché voi siete la pace, fate la pace, annunciate la pace come Gesù. Ecco, io penso che la Bibbia in questo caso ci apre tanto. Grazie davvero, Sor Francesca, e ci hai dato un messaggio bellissimo, peraltro anche per il tempo che stiamo vivendo e per il fatto che ci stiamo avvicinando proprio alla Pasqua, anche questo bellissimo riferimento al tema della croce. Sulla croce Gesù fa la pace, annuncia la pace, bellissimo. E, Vescovo Andrea, ecco, mi ricollegherei ora adesso al fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, che è stato già citato e che nella puntata, in una puntata di TG1 Dialogo, per l'appunto il dottor Damosso del 24 febbraio, che è andata in onda proprio a 2 anni esatti dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, Andrea Riccardi parla della necessità di trovare vie di dialogo. Ecco, allora, Vescovo Andrea, viene da chiederle proprio cos'è il dialogo e che cosa comporta oggi. Il dialogo credo che rappresenti o richiami, come dire, la dimensione della accoglienza. E parto dal contrario del dialogo. Cioè, il contrario del dialogo è collocarmi personalmente con progetti, idee, sguardi, incontri, collocarmi al primo posto. E se io mi colloco al primo posto e se anche parlo con gli altri, prevalente nel mio parlare e nel mio incontrare sarà la mia parola, che non vuol dire che non sia anche nell'atteggiamento dell'ascolto, cioè del mettermi in relazione con la parola degli altri, ma se la preoccupazione e l'intento è il mio progetto e la mia idea, di fatto la mia parola deve prevalere, la mia parola, pure in uno scambio di idee e di visioni, è la parola che io cerco di trasmettere, di comunicare, talvolta di imporre. Credo invece che il dialogo, il vero dialogo, faccia vivere l'esperienza, potremmo dire, di una spogliazione, di una umiliazione, non in senso dispregiativo, della propria vita, che è quell'atteggiamento dell'accogliere qualcosa di nuovo, di sorprendente, che io avrei potuto anche non pensare. È come l'accogliere la vita nuova che viene. C'è un atto creativo nella vita nuova che viene, che io non avevo potuto pensare, e che diventa realtà nella mia vita, e diventa novità nella mia vita. Ecco, io credo che il dialogo vero chieda a chi è nel gioco del dialogo reciprocamente quello spazio di apertura dove attendo e posso pensare che la parola dell'altro o dell'altra sia qualcosa di nuovo, dia qualcosa di possibilmente ricco e costruttivo nella mia vita, e non per cambiare la mia idea, ma per avviare un processo della mia idea. Cioè, se l'ottica non è quella di una alternativa, di un antagonismo che si deve confrontare, ma di un costruire insieme, allora nel dialogo l'esperienza dell'accogliere una parola che può essere nuova e che si integra al mio pensiero fa camminare insieme. Allora il dialogo arriva a quella esperienza che si sta cercando di vivere nella Chiesa, che noi chiamiamo sinodalità. Cioè è il camminare insieme. È il camminare insieme anche a partire da punti diversi, da orizzonti differenti. E il camminare insieme non richiede di avere le stesse idee per camminare insieme, ma di vivere quell'atteggiamento della reciproca accoglienza della diversità. Cioè
sinodalità e camminare insieme, dialogo, non è uniformità delle idee e dei progetti, ma è valorizzazione delle differenze, delle unicità, delle posizioni e delle persone. Allora io credo che questo possa aprire spazi di dialogo, perché tutti nel vero dialogo cercano non l'imposizione della mia idea, ma un punto nuovo più avanti di tutti coloro che sono in dialogo per camminare, per andare avanti. E l'altro pensiero che mi viene riguardo al dialogo è che il dialogo non si fa solo con le parole. Qui prendo spunto dalla esperienza scout e dall'esperienza della route, la route estiva con gli scout, che vuol dire camminare insieme, portare lo zaino, sudare, vivere la fatica, cucinare insieme, dormire in tenda. Cioè c'è l'esperienza di una settimana dove i ragazzi e le ragazze che vivono la route vivono insieme, vivono un'esperienza. E questo fa camminare insieme, o meglio, questo lascia una traccia nella vita di quelle persone, e non perché semplicemente si è parlato dialogando, ma perché si è fatta un'esperienza insieme. Ecco, io credo che il dialogo non si possa semplicemente basare sulle parole, ma sul offrire esperienze condivise, esperienze da vivere insieme. Allora faccio un esempio: Rondine, che noi abbiamo in diocesi, che non è il luogo dove ci si trova attorno a un tavolo semplicemente per dialogare attraverso le parole, ma è il luogo dove, vivendo insieme, si impara a condividere le parole, vivendo insieme, vivendo un'esperienza. Ecco, io credo che il dialogo allora sia questo: partendo da esperienze di condivisione, le parole diventano accoglienza e cammino che ci porta avanti. Grazie davvero, stiamo vivendo veramente un momento di grande ricchezza, veramente con tante parole importanti, e mi è piaciuta molto questa spiegazione del dialogo, che richiama il tema dell'accoglienza, dell'ascolto dell'altro, anche come accogliere una vita nuova che viene. Ecco, veramente tante parole che ci stanno arricchendo. E ecco, vengo di nuovo al dottor Damosso. Abbiamo appena citato la bellissima rubrica che poi sicuramente tutti noi potremo apprezzare ancora di più dopo questa tavola rotonda che cura su Rai 1, appunto TG1 Dialogo. Ecco, leggendo il libro mi ha colpito molto lo spazio che lei ha dato alle tre donne del dialogo: Paola Severino, già ministro della giustizia, la scrittrice testimone della Shoah Edith Bruck e la scrittrice Dacia Maraini. Ecco, qual è il loro contributo alla pace, dottor Damosso? Sì, volevo aggiungere una cosa, scusate, prima di rispondere a questa domanda, anzi no. Prima la risposta a questa domanda. Cioè, ho scelto queste tre personalità perché la Severino, per quanto riguarda il profilo istituzionale che ricordavo prima, e in particolare per come ha messo a disposizione una università per la crescita dei giovani africani, perché ho potuto riscontrare nel corso degli anni, degli ultimi anni in particolare, quante borse di studio, quante iniziative sono state realizzate da questa università di Confindustria, la LUIS, a favore dei giovani africani e delle donne africane, perché poi potessero un giorno diventare classe dirigente nei loro paesi. E ci sono già delle storie su questo molto belle, che in parte appunto nell'intervista, ora non le spoilerò, la professoressa Severino racconta. Edith Bruck volevo intervistarla proprio per la sua capacità di unire la memoria della Shoah alla tragedia del ritorno della guerra in questo nostro tempo. E quello che mi ha colpito di più è stato quando lei ha ribadito che si è sempre sentita, anche nel lager, libera dall'odio.
libera da qualsiasi sentimento di odio nei confronti delle persone che la tenevano segregata. E questo sentimento, mi ha parlato poi a lungo anche dell'esperienza con il marito, della non violenza, per esempio, che lei ha condiviso con il marito fino all'estremo, anche nei confronti degli insetti, per esempio. Mi ha raccontato un episodio nella loro abitazione che successe un giorno. A un certo punto, appunto, dall'esterno, il marito, che tra l'altro è il fratello di Dino Risi, il regista Nelo Risi, non uccise questo insetto, ma fece in modo che l'insetto potesse arrivare alla finestra e riprendere la sua strada verso la libertà. Ecco, questa cosa qui la colpì moltissimo e me lo raccontò quel pomeriggio dell'intervista, e mi ha fatto capire proprio una non violenza a tutto tondo, a 360 gradi. Credo che Edith Brooke sia la persona più non violenta che io in 40 anni di giornalismo ho incontrato nella mia vita. E pensando ai social, pensando anche al livore, no? Che spesso troviamo, no? su questo mezzo, che tra l'altro sarebbe uno strumento straordinario proprio per condividere, perché i social sono nati per questo, per condividere, no? Però rischiamo di alterare il loro significato, perché diventano dei recinti dove ciascuno parla con le persone che la pensano più o meno nello stesso modo. E questa cosa qui, purtroppo, ho riscontrato, non so se c'è una, diciamo, un asse in qualche modo, questa cosa purtroppo avviene anche a livello della diplomazia internazionale. Cioè si tende a fare accordi soltanto con i paesi che sostanzialmente rientrano nel tuo interesse geopolitico. E c'è per esempio tutta la questione dei BRICS, che io nel libro cerco di affrontare. Faccio solo una brevissima parentesi su questo piano, no? Perché i BRICS sono un'organizzazione relativamente giovane, a cui fanno riferimento anche Russia e Cina, che hanno però avuto in questo contesto la capacità di organizzare molti stati del sud del mondo, Sudafrica per esempio, tanti paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina. Ecco, con questi BRICS bisogna trovare una forma di dialogo, non si può pensare che ciascuno vada per la propria parte, che faccia, diciamo, il proprio cammino separato, perché in questo modo riduciamo la possibilità dei negoziati. Ecco, la testimonianza di Edith Brooke mi ha fatto capire questo, e in particolare me l'ha fatto capire anche Dacia Maraini, anche con quel suo realismo, no? Anche brutale, no? Quando a un certo punto si mostra molto scettica rispetto all'uscita, diciamo, da una situazione drammatica come quella della guerra in Ucraina e di tanti altri conflitti nel mondo, a partire dal Medio Oriente, come ricordava Sor Francesca prima. Perché le parti non vogliono fare un passo indietro. È chiaro che poi il negoziato è sempre un compromesso. Qualsiasi accordo, anche, diciamo, il più perfetto, per quanto ci possa essere un accordo perfetto, no? Cosa abbastanza complicata, però nel negoziato ciascuno, proprio per accettare, ecco, un dialogo vero, no? Deve rinunciare a qualche cosa, altrimenti non si arriva mai ad una convergenza. Ecco, Dacia Maraini mi ha fatto capire questo, ma soprattutto io devo essere grato a Dacia Maraini perché ha saputo rappresentare un'interlocuzione per la nostra rubrica in questi anni molto molto efficace. Lei, non credente, invece si è messa in gioco in questo TG1 dialogo e ci dà sempre il punto di vista, diciamo, della sua esperienza, della sua vita, della sua cultura, rispetto alle grandi questioni che cerchiamo di sollevare in questa rubrica, che sono appunto pace, fraternità, esperienza positiva di vita
da mettere in relazione, da condividere. Quello che diceva Suor Francesca prima, per esempio, mi ha molto colpito, perché questa finestra di informazione e di contributo al dialogo ha cercato proprio di affrontare la questione della pace un po', certo, attraverso una comunicazione popolare, non colta, come ci ha proposto Suor Francesca questa sera. Attraverso una comunicazione popolare abbiamo cercato proprio di far capire che si dà un contributo al dialogo e alla pace anche attraverso la capacità di affrontare i propri combattimenti interiori, quindi cercando la pace nel cuore, come la pace nella coppia, nella famiglia, la pace nella società. Ecco, sono, diciamo, realtà che sono comunicanti tra di loro. E anche antropologicamente è chiaro che una società che insiste molto sulla polarizzazione delle opinioni, degli interessi, è inevitabile che vada verso il nazionalismo e la guerra. Quindi occorre proprio un cambiamento profondo di scelta personale. E penso che in questo cammino di dialogo, è molto importante andare aperti, perché questa è la premessa del dialogo. Se io vado ad un incontro con le mie convinzioni per imporre le mie idee, allora è chiaro che il dialogo fallisce. E io credo, mi permetto semplicemente, ecco, di segnalare con umiltà questo tema. Io credo anche che nel dialogo bisogna avere il coraggio di abbandonare il paternalismo, perché credo che il paternalismo fondamentalmente, e cioè il ritenere appunto, no, che nei rapporti, da questo punto di vista, devo dire, Papa Francesco, le sue riflessioni sulla mondanità, sul clericalismo, no, sono fondamentali, perché aiutano anche noi laici a non essere clericali e ci aprono degli interrogativi di coscienza straordinari, no? Che ci fanno camminare, ci fanno maturare. Io credo che dobbiamo affrontare il dialogo mai in una prospettiva paternalistica, perché anche, diciamo, questa anche in buona fede, io credo che il paternalismo non ci aiuti a valorizzare uno degli elementi fondamentali del dialogo, secondo me, il riconoscimento. Tu nel dialogo devi essere riconosciuto. Io credo che la comunità di Sant'Egidio, come la comunità di Arezzo, no? Rondine, perché sono riusciti a realizzare alcune operazioni importanti anche a livello internazionale? Perché sono partite, io credo, da questa responsabilità, aiutare le persone a riconoscersi, e quindi evitando i pregiudizi, evitando, cioè, diciamo, i retropensieri, ma andando veramente liberi nel riconoscimento reciproco a questo dialogo. Ci sono interviste al fondatore sia al fondatore della comunità di Sant'Egidio, sia al fondatore di Rondine, no? Che per me, che io non conoscevo, tra l'altro personalmente, è stato per me molto, molto importante conoscere. Grazie davvero, dottor D'Amosso. Stiamo apprezzando sempre di più proprio l'importanza del dialogo. Adesso torno da Suor Francesca, appunto. Una delle vie per la pace, l'abbiamo sentito un po' in questo nostro incontro, è quella anche della preghiera, ecco, alla quale il dottor D'Amosso ha dedicato il settimo capitolo del suo libro. E allora, Suor Francesca, ti chiedo proprio come ci può aiutare la preghiera. Per mia meraviglia, proprio, io non so se sono fortunata, perché nella domanda che mi fa Michele sul capitolo della preghiera, ma io ho trovato molto bello questa parte del libro che il dottor D'Amosso, soprattutto questa
questa parte che comprende, e perché mi sembra anche conseguenziale, cioè c'è una linea di sviluppo, no? Cioè la via del dialogo tra cristiani, religioni, con poi gli artigiani di pace e la fraternità, e alla fine è messo la via della preghiera nel capitolo 7. E qui quindi si parla in questo capitolo, veramente un capitolo molto bello, della preghiera come via della pace. Ma per mia meraviglia, e quando l'ho letto ho fatto un sussulto, perché ho trovato nominata una mia amica. E io, se mi permettete, leggo un pezzettino di questo libro e vi dico qual è il pezzettino. Allora, stavo leggendo Preghiera e digiuno e poi a un certo punto leggo questo. Questa mia amica è una suora siriana che abbiamo studiato insieme a Roma, lei in un indirizzo, io in un altro, ma ci siamo incontrati a Roma, abbiamo avuto modo di fare amicizia, e quindi me la sono trovata in questo libro. Leggo, cito, pagina 191 del libro di Piero. La siriana Suor Dima Fayad, della comunità monastica di Deir Marmusa, fondata dal gesuita padre Paolo Dall'Oglio, mi parla soprattutto della necessità della preghiera, con queste parole sue, no? Per la mia esperienza, dice Dima, in Siria, la preghiera durante la guerra è stata efficace. Appellandoci a Dio, non si perde la speranza nell'uomo. Bello questo. Appellandoci a Dio, non si perde la speranza dell'uomo. Nella capacità di bene che ogni uomo potrà avere e dare. E poi sentire la solidarietà della preghiera degli altri è anche molto importante. Ad esempio, le veglie di preghiera, Papa Francesco ne ha promosse molte per la Siria e così sta facendo per l'Ucraina. Sentirsi un unico corpo dove non si è soli, dove il dolore di una parte viene soccorso dagli altri. Concludo. Suor Dima insiste sulla preghiera. Per me è stata un'ancora di salvezza durante il tempo della guerra. Inoltre, vivere il dolore in un contesto di preghiera può allargare i nostri orizzonti e farci attraversare questo dolore insieme. Io penso che non esistano parole più belle. Ho conosciuto Dima, dico solo due parole su di lei, quel poco che, perché è tanti anni che non la vedo. Dima è siriana e in Siria ha avuto modo di fare, a tre fratelli, ha fatto studi di letteratura inglese, mi sembra, e ha tre fratelli, è nata in una bella famiglia cristiana ma non cattolica, ortodossa. E a un certo punto è arrivata a conoscere Paolo Dall'Oglio e il suo monastero. E veramente è stata folgorata da quest'uomo, che non sappiamo adesso ancora dove sia, non si sa. Questo Paolo Dall'Oglio, che a sua volta anche è una figura che mi colpisce molto, penso che sia una figura da scoprire, riscoprire, per inedite vie della pace. E lei mi raccontava che appunto, avendo ispirazione da Paolo Dall'Oglio, che è stato il fondatore del suo monastero, dove lei poi è andata, ci sono tre monasteri, uno in Siria, uno in Iraq e uno in Italia, e raccontava che Paolo raccontava loro
che la sua esperienza della pace, dell'inculturazione, è nata da un corso di esercizi spirituali. Quindi, nato nella preghiera, Paolo dice, e fa venire i brividi, che il Signore ha sentito proprio chiaramente che in questo corso di esercizi spirituali il Signore gli ha chiesto: Paolo, prendi a cuore tutto ciò che è Islam, tutto ciò che riguarda i musulmani, tutto ciò che riguarda questa terra, questo mondo. Paolo ha studiato per ben 10 anni, me lo raccontava lei, per ben 10 anni la lingua araba, per diventare lì, per prendersi cura, è una delle parole che poi la pace come prendersi cura, per prendersi cura della gente musulmana di lingua araba. Tant'è vero che Dima mi raccontava che nel monastero si parla solo l'arabo. L'arabo, la lingua araba. E quindi la loro presenza, essere lì tra i musulmani, è una presenza evangelica di pace. Perché poi la pace raggiunta attraverso la preghiera è un luogo dell'umanità, non appartiene a una chiesa o alle religioni. La pace è un diritto dell'uomo. La pace è un diritto dell'uomo, è un diritto delle nazioni, è un diritto dei popoli, è anche un dovere. E quindi è un dovere mangiare cose che portano alla pace. E questo Paolo di cui Dima Fayad mi parlava è un uomo gesuita che addirittura per costruire nuove vie di pace ha fondato un monastero in Siria, in una lingua che non è la sua, una lingua araba. E la spiritualità è molto interessante, la spiritualità non è tanto poi quella dei gesuiti, ma è quella di Charles de Foucault. Ha fatto una fusione di cose quest'uomo, e io questo l'ho sentito tramite Dima. E quindi la loro presenza è una preghiera, hanno tre cose, penso che possano essere tre elementi per la pace, che viene da questo monastero che hai citato nel libro: la preghiera di intercessione, l'operatività manuale, il fare insieme le cose, come diceva anche il nostro vescovo, che non sono solo parole, ma è fare qualcosa insieme, camminare insieme. Quindi la preghiera, il fare e l'ospitalità di tutti, aperto a tutti, tant'è vero che i loro monasteri sono sempre aperti, a tutti, a tutti. Ecco, quindi io credo che la preghiera è certamente la strada per la pace, ma prendo altre due parole insieme alla preghiera: il dialogo come accoglienza e il riconoscimento dell'altro. E credo che è questo il dinamismo della pace. Ecco, Suor Francesca nel suo intervento ricordava: appellandoci a Dio non si perde la speranza nell'uomo. E allora con il nostro vescovo Andrea vorrei introdurre anche questo tema, quello della speranza. Infatti il giubileo del 2025 ha come tema proprio pellegrini di speranza. Prima abbiamo citato anche il cammino sinodale, i bei momenti che la nostra Chiesa sta vivendo. Ecco, quindi vescovo Andrea, le chiedo: c'è davvero speranza per la pace oggi? Io penso che ci sia speranza per la pace. Potrebbe essere faticoso ritrovare e sentire speranza nella pace se semplicemente guardassimo alle situazioni
l'analisi della situazione sul campo. E come ogni guerra, io lo ricordo quando ero stato sempre con gli scout a fare un'esperienza a Sarajevo, pochi anni dopo tutta la guerra che c'era stata in Bosnia, e si percepiva con i giovani la complessità delle situazioni, cioè quando ci si trova di fronte a un conflitto e a uno scontro, ritrovare le motivazioni, come si sono mosse le vicende e gli attori sul campo, da che parte stava realmente la ragione, cioè, veramente standoci in mezzo ci si rende conto di com'è complessa la realtà e ancor più complessa la situazione lì dove c'è la guerra. E allora se uno si ferma alla complessità delle situazioni sembra di non avere speranza. Sembra di non avere speranza se perlomeno nel contesto attuale guardiamo ai grandi governanti che potrebbero avere in mano le redini delle decisioni. Si percepisce una tale fragilità, debolezza di presenze, di identità, conflitti di interessi nazionalistici o di parte, si nota una estrema debolezza di ciò che è l'Europa in tutta questa situazione, cioè se noi guardiamo gli organismi internazionali, l'ONU, allora i decisori, diciamo così, guardare ai grandi decisori della situazione geopolitica attuale potrebbe davvero scoraggiare e alimentare la paura. Allora dove sta la speranza? Ecco, io credo che ci dia un'intuizione il Vangelo. Abbiamo già citato il discorso della montagna, le beatitudini. Gesù dice, beati gli operatori di pace. Viene in mente Don Tonino Bello che nel contesto di quella guerra a Sarajevo diceva, in piedi, costruttori di pace. Allora io credo che la speranza stia qui, nella consapevolezza che anche lì dove c'è la guerra ci sono oggi gli operatori di pace. Non è un augurio, una speranza che accada, ma oggi ci sono gli operatori di pace lì dove c'è la guerra e sono beati perché costruiscono la pace, perché vedono Dio. E allora vorrei fare qualche esempio a questo riguardo. Mi viene in mente, pensando a Gaza, penso alla parrocchia cattolica di Gaza con il suo parroco che sta lì, a Gaza, in una situazione invivibile di accoglienza di poveri profughi di quella terra e vivono come testimonianza evangelica la dimensione della accoglienza, del curare le ferite, del mantenere una testimonianza di una presenza e di un non abbandono di quella terra desolata e dove avvengono tragiche situazioni. E la parrocchia di Gaza, oggi la parrocchia cattolica, è segno di operatori di pace ed è un segno di speranza. Penso, guardando all'Ucraina, e qui riporto una testimonianza personale, già altre volte ne ho parlato, ma penso all'amico Andrea Rocchelli, fotografo freelance, che il 24 maggio del 2014, quindi sono quasi 10 anni fa, facendo il suo lavoro, cioè lì come fotografo freelance, e andando a Sloviansk, in Donbass, per documentare ciò che stava accadendo, con i chiari segni della stampa, il giubbotto che aveva scritto Press, deliberatamente lui, Mironov, russo, e Regulon, che è un giornalista francese, sono stati attaccati, si sono ritrovati nel bel mezzo di una sparatoria che pian piano hanno capito non era qualcosa che a caso era capitato e loro ci si sono trovati in mezzo, ma hanno presto capito che era contro di loro e si sono gettati in un fossato dove questo Andrea ha continuato a scattare fotografie fin quando è arrivata una granata che ha ucciso Andrea, che aveva 30 anni, mio amico, e Andrei Mironov, mentre ha ferito e si è salvato il francese che ha potuto raccontare tutto ciò che era accaduto, ucciso dalle truppe ucraine nel 2014, quindi prima dell'invasione.
e l'invasione è un fatto deplorevole, e su questo siamo a fianco davvero del popolo ucraino, ma è in un territorio dove violenza e guerra già c'era. Andrea è morto nel 2014 in questo modo, e il fatto che sia chiaro che era da quelle truppe è documentato da tre passaggi di processi dei tribunali italiani che hanno affrontato il caso. Bene, Andrea, che ha perso la vita a 30 anni il giorno del terzo compleanno del suo bambino Nico, Andrea era lì perché la sua vocazione, il suo desiderio di vita era raccontare storie di vita, e sapendo che si raccontano storie di vita non stando a tavolino ma andando sul terreno, incontrando le storie di vita, ed è un testimone di pace, è un operatore di pace, ha perso la vita ma da operatore di pace, perché cercava storie di vita nel rispetto di ciascuno, per raccontare l'esigenza del rispetto di ciascuno. Gli operatori di pace, e sono motivo di speranza. E vorrei citare un ultimo operatore di pace, qui andando un po' più lontano nel tempo, anche questo lo citavo già ieri nella meditazione, si tratta di Don Giovanni Barbareschi, prete milanese dell'arcidiocesi di Milano, morto qualche anno fa, ricco, carico di anni, che divenne prete durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui faceva parte delle Aquile Randagie e della organizzazione Oscar, che era quell'organizzazione nata negli scout clandestini, perché erano state sospese dal fascismo tutte le associazioni di aggregazione, se non i Balilla. Bene, loro avevano mantenuto un'associazione clandestina, le Aquile Randagie, e da lì era nata l'associazione Oscar, e loro, giovani scout, si trovavano per accompagnare, fisicamente accompagnare gli ebrei lungo la Valtellina, la Val Codera, per accompagnarli in Svizzera, dove potevano trovare salvezza. Bene, Don Giovanni, che faceva questo da scout, poi divenne Don Giovanni, il giorno della prima messa fu arrestato e messo nel carcere di San Vittore, dove ha passato alcuni mesi incarcerato per quello che stava facendo, la difesa della dignità di ogni persona e un'opera concreta di salvezza di chi era perseguitato, e in particolare degli ebrei. Bene, nel carcere lui racconta che c'era una suora che poi è diventata beata, suora Enrichetta, che lo portava nelle stanze dove, sotto tortura, cercavano di fare dire il nome di altri per poterli andare a prendere. E lui racconta che resistevano alle torture, lui e altri che erano stati incarcerati, e quando rientravano nella cella, accompagnati sempre da suora Enrichetta, quando non avevano parlato, alzavano la mano per far capire agli altri nelle celle che non avevano parlato. E lui, Don Giovanni, dice: per noi in carcere, privati della libertà, quell'alzare la mano era una dichiarazione che anche lì eravamo liberi. Liberi nella nostra interiorità, liberi nelle nostre scelte. Quando poi fu scarcerato, andrò dal cardinale Schuster, dal suo vescovo, e racconta che era nella sala di attesa, il cardinale uscì, andò incontro a lui e si mise in ginocchio baciandogli i piedi e dicendogli: così facevano gli antichi cristiani di fronte ai martiri. Questo è il racconto di Don Giovanni Barbareschi. Un testimone di pace, un costruttore di pace concreto nel portare a salvezza tante persone e pagarci poi di persona. Ecco, allora io credo che possiamo avere speranza, e possiamo avere speranza nell'oggi, perché oggi ci sono gli operatori di pace. Grazie davvero, Vescovo Andrea, per questa bella testimonianza che ci ha portato concreta sugli operatori di pace. Ci avviamo alla conclusione di questo bel dibattito, di questo bel dialogo, appunto. Dottor Damosso, ecco, leggendo il libro mi sembra di cogliere tre vie per la pace, e le abbiamo citate anche ampiamente durante questo incontro: preghiera, dialogo e formazione alla pace. Cosa può consigliare alla nostra diocesi per contribuire al cammino mondiale verso la pace? Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? No,
ma questo, su questo ha già parlato il Vescovo. Il Festival della Spiritualità, per esempio, che da diverse settimane, no, sta animando la città, è una risposta concreta, io credo, al bisogno che c'è oggi di spiritualità, perché c'è questa ricerca, una ricerca che appassiona, che muove tante tante persone, che muove molto i giovani, che è una grande emergenza di oggi. Dobbiamo sempre considerarli con una grandissima attenzione. I giovani oggi, mi perdonerete se uso questa espressione, sono un privilegio della società. Sono un privilegio della società perché sono il nostro futuro, le nostre comunità, i nostri valori di rispetto reciproco, di dialogo, di fraternità, di pace, andranno avanti se ci saranno delle generazioni che sapranno raccogliere il passaggio intergenerazionale che ci può essere per portare avanti in futuro questa vocazione, ecco, perché oggi certamente la sfida della guerra è così forte che è una vocazione anche quella della pace, oltre ad essere una priorità oggi da perseguire. E credo che oggi vada testimoniato anche con molta forza e anche libertà. Lo spirito soffia dove vuole, no? Si dice. No? E effettivamente io ho cercato di intervistare più di 50 leader di associazioni, movimenti, no? Tanti sono impegnati in Ucraina, penso all'esperienza straordinaria di tante associazioni, mi viene in mente adesso la comunità Papa Giovanni XXIII, sì, per esempio, che non si rassegnano all'inevitabilità della guerra. Credo che quindi moltiplicare questi incontri, cercando di anche individuare dei gesti, individuare delle modalità per camminare insieme, no? Quando mi permetto solo questa piccola citazione, chi è nato a Torino o ha vissuto a Torino, questo se lo ricorda, noi abbiamo avuto un grande arcivescovo che ci ha insegnato dopo il concilio la camminare insieme, il cardinale Michele Pellegrini. E siamo cresciuti, la mia giovinezza è cresciuta proprio per cercare, poi con il racconto giornalistico, perché ho iniziato alla Voce del Popolo con Monsignor Franco Peradotto e Pier Giuseppe Accornero, cercavamo proprio di raccontare delle storie e anche di fare la cronaca della vita diocesana all'insegna di questo camminare insieme. E che è molto importante, soprattutto da testimoniare e da condividere con i giovani. Noi oggi abbiamo una realtà molto bella, straordinaria, perché la vita si è allungata di 30 anni in media, e forse non siamo neanche preparati ad affrontare una vita così lunga. Io lo sto vivendo anche nella mia famiglia, con i miei genitori che hanno avuto questa possibilità, no? di vivere così a lungo. Mio papà è mancato il mese scorso, ma aveva 92 anni. Ecco, attenzione, cerchiamo di favorire il più possibile. Io credo, vorrei dire, ecco, sostanzialmente questo, cerchiamo di favorire il più possibile l'incontro intergenerazionale, perché questi ragazzi di oggi, la cosiddetta generazione Z, hanno delle grandi potenzialità, anche se vivono una condizione che è molto diversa dalla nostra, no? Però hanno delle grandi potenzialità, hanno dei grandi valori. Secondo me occorre anche, c'è anche un'urgenza, no? Perché
c'è il rischio di nuovo che si affermi nel nostro paese, non per responsabilità dei giovani, ma per la situazione, no? Per la situazione che, anche sociale, che si è venuta a creare, c'è il rischio anche che si affermi di nuovo, e speriamo che questo non accada, che la politica si possa fare con il metodo della violenza. Io ho vissuto la stagione degli anni 70 e posso testimoniare che dobbiamo ringraziare il Signore che abbiamo superato quegli anni, quando molti miei compagni di scuola avevano pensato che si potesse cambiare la società attraverso la violenza, con la politica sempre, ma attraverso la violenza. Ecco, noi non possiamo correre questi rischi. Dobbiamo riconoscerci nelle speranze dei giovani, coltivare i loro sogni, molto importante quello che dice il Papa Francesco su questo, no? Se i giovani non sognano, citando Gioele, se i giovani non sognano, gli anziani non profetizzano. E questo è verissimo. Quindi il camminare insieme, unire giovani e anziani, unirli in una scelta di vita fortemente orientata alla difesa e allo sviluppo della libertà, alla lotta alla disuguaglianza, perché ce ne sono troppe, e al mantenimento, secondo me, della democrazia, che si può migliorare. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo nella Costituzione proprio l'impegno codificato, l'impegno per la pace, perché alcuni costituenti volevano scrivere l'Italia rinuncia alla guerra, e poi passò una formulazione più forte: l'Italia ripudia la guerra. Ecco, questi valori, che tra l'altro sono stati espressi nella Costituzione da una grande classe dirigente cattolico-democratica, io credo che questi valori non debbano essere dimenticati, vanno trasmessi, vanno custoditi, non per il negativo anche che hanno creato nel corso della nostra storia, ma per il positivo che hanno saputo realizzare, perché secondo me, guardando al futuro, proprio questa capacità di testimonianza cristiana per la fraternità, per la cura del creato, è quella veramente vincente se vogliamo davvero costruire pace, costruire giustizia, costruire fraternità.